I vantaggi sono innanzitutto estetici, si ha ovviamente una cicatrice piccolina che dopo mesi si vedrà quasi più e si avrà una riduzione netta del dolore post-operatorio perché il trauma tissutale è praticamente assente, una riduzione dei giorni di degenza. Oggi la tiroide può essere tolta con un intervento di impatto minimo, un taglietto di poco più di un centimetro che guarisce presto e anche la cicatrice sul collo in poco tempo quasi scompare. È una tecnica nuova, viene praticata all'ospedale di Belluno, che è uno dei pochi nel Veneto in cui si opera con questa modalità. Esperto della tecnica è il dottor Michele Visocchi, otorinolaringoiatra dell'ospedale San Martino di Belluno. Allora, da circa un anno e mezzo qui a Belluno si esegue la tecnica di tiroidectomia mini-invasiva, che consiste, rispetto a un accesso chirurgico tradizionale che prevedeva un taglio dai 6 ai 10 centimetri, di eseguire un taglietto di 15 mm nella regione centrale del collo e accedere alla loggia tiroidea asportando la tiroide in toto da questo taglietto. Quali sono i vantaggi? I vantaggi sono innanzitutto estetici, si ha ovviamente una cicatrice piccolina che dopo mesi si vedrà quasi più e si avrà una riduzione netta del dolore post-operatorio perché il trauma tissutale è praticamente assente, una riduzione dei giorni di degenza. Siamo riusciti in alcuni casi a dimettere in giornata il paziente senza l'inserimento di un drenaggio perché il sanguinamento è praticamente assente e si ha una rapida ripresa funzionale. Il paziente riesce subito ad essere attivo, il giorno dopo va al lavoro, al massimo 2 giorni dopo, senza grossi problemi. Dal punto di vista oncologico, qualora si esegua su un tumore tiroideo maligno, si hanno gli stessi risultati di una chirurgia tradizionale, con una riduzione delle complicanze molto significativa, perché basti pensare che noi andiamo con un endoscopio di 5 mm attraverso questo taglietto a magnificare, cioè a ingrandire circa 3 volte le immagini. Quindi riusciamo a avere meno complicanze, vediamo benissimo i nervetti della voce che sono grandi come un capello e riusciamo a preservarli e anche le ghiandole paratiroidi che sono grandi come un chicco di riso, riusciamo a vederle e a preservarle con maggiore accuratezza. Quindi, dal punto di vista delle complicanze, bassissime, inferiore all'1%. Abbiamo visto i vantaggi, i pro. Quali sono i contro? I contro sono che non si può eseguire in tutti, il volume della tiroide è importante come indicazione, si può eseguire su noduli fino a 3 cm di diametro con un volume di 30-40 ml, quindi è riservata a tiroidi non troppo grandi e la casistica poi è rappresentata da circa un 15-20% di interventi e quindi la curva di apprendimento chirurgica è piuttosto lenta. Nell'ultimo anno e mezzo noi abbiamo eseguito circa 15 interventi, tutti corredati da successo. Negli ultimi anni sono state implementate anche altre tecniche per evitare cicatrici visibili al collo, con approcci transascellari, transtoracici, quindi con dei tagli in regioni esteticamente meno sensibili di quella del collo, ma che a mio parere, ma a parere di molti esperti, non possono essere considerati approcci mini invasivi, perché a dispetto di un taglio che non è visibile, si ha un percorso da seguire per arrivare al collo molto più lungo e quindi il trauma tissutale diventa molto maggiore con dolore post-operatorio che aumenta e tanti effetti collaterali che nella tecnica classica col taglietto al collo non si avrebbero. È una tecnica che stranamente non è esterofila, nel senso che è stata implementata da un team italiano, il professor Miccoli e il professor Belantone da Pisa e da Roma, a fine anni 90, inizio anni 2000, e io sono riuscito a introdurla perché negli ultimi anni ho seguito dei corsi e ho implementato un aspetto di plastica del distretto testa-collo perché mi ero accorto che non è importante solamente riuscire a asportare in maniera radicale i tumori, non solo della tiroide, ma nel nostro distretto anche della laringe, del faringe, ma vista la nostra zona corporea che è esteticamente sensibile, era altrettanto importante andare a ricostruire e a dare dei risultati estetici migliori possibili.
Dottor Visocchi, a Belluno si fa dunque questo intervento mini-invasivo da un anno e mezzo, ma non è ancora così diffuso negli altri ospedali anche del Veneto? Sì, è una tecnica che in provincia eseguiamo solo qui a Belluno e si esegue, che io sappia, in pochi altri ospedali del Veneto, perché è una tecnica che all'inizio è impegnativa da eseguire, poi come tutte le cose ci si prende in mano e diventa più agevole. Quindi non si pensi che da un taglietto di 15 mm è più semplice, è tutt'altro che semplice, più difficile, ma alla fine con un po' di skills e avendo un background di chirurgia tradizionale importante come lo abbiamo qui, si riesce pian pianino ad eseguirla. La tiroide è una ghiandola endocrina di grosse dimensioni, posta nella porzione ventrale anteriore del collo, in questa posizione, ed è fondamentale per lo sviluppo ed il metabolismo del nostro corpo, producendo tre ormoni sostanzialmente, che sono la tiroxina, la triiodotironina e la calcitonina. L'asportazione non comporta grossi problemi perché riusciamo ad integrare gli ormoni, l'ormone d'eccellenza che è la tiroxina, che produce la tiroide e che regola sostanzialmente il metabolismo basale del nostro corpo, riusciamo ad integrarlo con una compressina, l'Eutirox, conosciutissima, che non è altro che lo stesso ormone sintetizzato, e quindi noi suppletiamo alla mancanza dell'ormone tiroideo con questa compressina che prendiamo la mattina ogni giorno a vita. E questo è l'unico contro, diciamo, dover alzarsi la mattina e ad assumere questa compressina mezz'ora prima di colazione. La patologia chirurgica della tiroide è relegata pressoché al nodulo tiroideo. Basti pensare che il 5% della popolazione adulta ha un nodulo della tiroide palpabile, cioè riesce a sentirselo nella regione anteriore del collo. E se andiamo a scandagliare ecograficamente la popolazione adulta, riusciamo a trovare noduli, anche non palpabili, in 3 persone su 4, nel 75% della popolazione, con una maggior frequenza nelle aree con carenza di ionio, quindi la montagna, aree iodoprime. Per fortuna però soltanto il 5% di questi noduli poi risulteranno nelle successive indagini maligne. Quali sono le indagini fondamentali nell'iter diagnostico di un nodulo? L'ecografia. L'ecografia la fa da padrone, riesce a caratterizzare la struttura di questo nodulo e esistono delle classificazioni attraverso cui c'è l'indicazione o no a proseguire con un altro accertamento che è l'ago aspirato. L'ago aspirato consiste nell'andare a pungere questo nodulo con un ago sottile, a estrarre alcune cellule che poi saranno valutate dall'anatomo patologo. Anche qui subentrerà una nuova classificazione che darà un più o meno rischio di tumore maligno o accertato o con un alto rischio di tumore maligno, e a quel punto sarà il chirurgo, cioè arrivano alla mia attenzione e sarà presa una decisione chirurgica o no. Ricordo che la chirurgia ancora la fa da padrone nella patologia del nodulo tiroideo. Quando c'è un sospetto di malignità o una malignità accertata all'esame dell'ago aspirato, la tiroidectomia totale è la tecnica di eccellenza, è il gold standard per curare questo tipo di patologia. C'è anche una prevalenza di genere, e sicuramente il rapporto mi sembra che sia 4 a 1 femmine maschi. Perché? Perché c'è un discorso ormonale intrinseco a corredo della patologia, e pare che anche la genetica femminile sia più suscettibile allo sviluppo dei noduli tiroidei. Il sospetto principale viene dall'accrescimento di una massa al collo, di una tumefazione nella regione centrale anteriore del collo. E a volte questa tumefazione può essere anche a rapido accrescimento nell'arco di giorni o settimane, e questo è un sospetto che depone per malignità della lesione. Quando poi questo accrescimento, chiamiamolo nodulo o accrescimento, è di consistenza molto dura ed è fissa, anche questi sono dei criteri che pongono un sospetto di malignità. Spesso e volentieri, avendo nella porzione posteriore della tiroide due strutture altrettanto importanti, che sono la trachea e l'esofago, si possono avere delle compressioni o infiltrazioni su queste strutture e quindi dei sintomi correlati all'alterazione del respiro, noi lo chiamiamo dispnea, o all'alterazione della deglutizione, noi la chiamiamo disfagia.
Talvolta, avendo nella porzione posteriore della tiroide i nervi della voce, che sono grandi come un capello, di fronte a un tumore maligno si può avere un'infiltrazione di uno di questi nervi per lo più e avere un'alterazione della voce, noi la chiamiamo disfonia. A volte arrivano proprio come primo segno di un tumore maligno con un'alterazione della voce e l'ultima cosa che vanno a pensare i pazienti è di avere una patologia tiroidea, perché il nervo è qui, la voce è molto più su, insomma. Per fortuna il tumore della tiroide ha una sopravvivenza a 20 anni maggiore del 90%. Non si muore, è raro che si muoia per tumore della tiroide. Perché? Perché spesso e volentieri l'ecografia riesce a trovare tumori abbastanza piccoli e quindi riusciamo tempestivamente ad agire e a curarli con chirurgia. In alcuni casi alla chirurgia dovrà seguire un trattamento di bonifica, cosiddetta terapia radiometabolica, che qui inviamo allo IOV di Padova, ok, abbiamo una collaborazione con lo IOV di Padova, e poi una terapia TSH soppressiva per inibire la replicazione di ipotetiche cellule sparse nell'organismo che sono partite, che di solito facciamo fare all'endocrinologo o al medico di famiglia. Uso questa tecnica anche per la chirurgia delle paratiroidi. Le paratiroidi sono delle ghiandole che, piccoline, grandi come un chicco di riso, di solito sono 4, poste nella porzione posteriore della tiroide, quindi sono attaccate alla tiroide e sono importanti per il metabolismo del calcio, per la calcemia. Noi usiamo questa tecnica, ho implementato questa tecnica anche per l'asportazione dell'adenoma paratiroideo. L'adenoma paratiroideo è un ingrossamento tumorale benigno di una di queste ghiandole solitamente, con un eccesso di produzione di paratormone e con un eccesso poi di immissione di calcio in circolo, con problemi generali a volte anche importanti come problemi circolatori, cardiaci e quant'altro. Noi riusciamo ad applicare questa tecnica anche all'asportazione selettiva di questa ghiandola, di solito sarà grande 1 o 2 cm a seconda dei casi. Prima, anche in questo caso, si eseguiva un taglio di 5-6 cm, al momento riusciamo praticamente sempre ad eseguirlo di 15 mm. Non si può applicare soltanto nei casi di paratiroide maligna, ok? Ma sono rarissimi.